Frontiere è un club service che nasce nel Principato di Monaco nel 1991. È stato fondato da Regine Bardon West, che è una donna straordinaria dalle energie inesauribili. Il club di Palermo poi nasce nel 2007 e noi sposiamo gli stessi principi di eguaglianza, solidarietà e quindi traiamo poi i nostri proventi da serate come questa, in cui raccogliamo 2/3 per l'iniziativa locale e 1/3 per l'iniziativa internazionale che ci viene suggerita direttamente dalle Nazioni Unite. Amitié Sans Frontières numericamente è meno significativa di altri club, nel senso che per esempio a Palermo siamo 23 soci. Siamo un gruppo di amici animati dagli stessi principi, quel surplus di energie che abbiamo lo dedichiamo a queste cose, come altri club altrettanto efficienti, eccetera. Quello che forse ci differenzia è che cerchiamo di coniugare un po' la mondanità con queste attività benefiche. Però in proporzione quello che si riesce a fare è tanto grande. E per esempio l'iniziativa di questa sera, abbiamo un'iniziativa locale, daremo i 2/3 del ricavato al centro San Camillo di Palermo, che è un centro di accoglienza proprio per gli ultimi. Tra l'altro alcuni avvocati prestano attività legale gratuita per questo servizio. 1/3 del ricavato va invece all'iniziativa internazionale che, come dicevo, ci è suggerita dall'ONU. Quest'anno ci occupiamo dei rifugiati nel bacino del Mediterraneo, soprattutto le donne e i bambini rifugiati, perché per dare alcune cifre, su 20 milioni di rifugiati nel mondo, 10 milioni sono bambini, 5 milioni sono donne. Il 18 giugno c'è una grossa novità, perché per la prima volta Amitié Sans Frontières Internazionale è stato scelto come club organizzatore della Giornata Mondiale del Rifugiato, giornata che si è sempre svolta a Parigi, ma quest'anno sarà a Monte Carlo, nel Principato di Monaco. E noi siamo tre club incaricati dell'organizzazione, quindi c'è questa grande giornata il 18 giugno che raccoglierà tutto l'associazionismo internazionale, insomma, per il rifugiato. Questa è, insomma, la grossa novità per il futuro. Poi il nostro prossimo galà locale, perché ogni club locale è tenuto a realizzare almeno un galà annuale, sarà a settembre, a fine settembre del 2010.